respect. Toi, quel que soit ton de qui ton nom, tu es un ange ou les démons. Prends pour moi tout, prends tout à tout, tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu de créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi, que ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, toi, femme, on cocha toujours tous les visages de l'amour. Qu'il meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je peux défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et inventer la journée. Je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin. Je suis peu d'aimer l'endemain. Montre à mon âme et sans secours tous les visages de l'amour. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia Carugati, eccola qui, rientrata alla base, rientrata tra noi. Bene, ben arrivati, dicevo, e buon tutorial a tutti. Oggi è venerdì, giorno di tutorial, al solito. E abbiamo voluto omaggiare un artista che è, lo sappiamo tutti, scomparso qualche giorno fa. Ci dispiace di non aver potuto farlo venerdì scorso, ma avevamo già preparato il video che poi è andato, che è stato postato su YouTube, e era troppo poco il tempo per preparare questo nuovo, perché tra una cosa e l'altra, magari dico cose che ho già detto, ma a volte ci vanno via anche un paio di giorni per fare un tutorial così, quindi non c'era proprio il tempo. Lo facciamo oggi ricordando questo grande cantante francese di origine armena, era nato nel 24, quindi è morto che aveva la sua bella età, voglio dire, Erminia, 94 anni, direi che si può morire anche contenti, perché poi lui è stato un artista di grande successo. Pensate che ha composto più di 1000 canzoni, ne ha cantate ancora di più, e oltretutto questo signore cantava in 7 lingue, napoletano compreso. Da qui il suo successo ovviamente mondiale. Peraltro ha fatto anche l'attore, è stato anche ambasciatore dell'Armenia, quindi un uomo di grande cultura e di grande senz'altro personalità. Allora presentiamo questa Tous les visages de l'amour, che molto probabilmente è più conosciuta come She nella sua versione inglese. Penso proprio che fosse stata composta in liriche anglosassone e poi riproposta da Aznavour in francese, nella sua lingua poi alla fine. E oggi abbiamo qui l'Erminia, è venuta in soccorso anche con il francese. Non abbiamo una cosa che non abbiamo mai fatto, ma bisogna provarle tutte nella vita. Quindi anche cimentarsi con una lingua è un pochino lontana da quella che siamo abituati a parlare e a cantare. Va bene, vediamo come andrà a finire. Intanto andiamo alla tastiera e vediamo come funziona questa Tous les visages de l'amour, è tutti i volti dell'amore, poi vuol dire. Allora, brano che è abbastanza facile, direi che non ci sono grandi problemi nel suonarlo. Un timing di 70, questo è il do centrale, e il brano si svolge in tonalità di sol per quanto riguarda la frase. Non si può dire che questo brano abbia una frase e un ritornello,
Perché se chiamiamo ritornello la parte nella quale peraltro il brano va a modulare in mi bemolle, in realtà questa parte non si ripete più, e quindi sappiamo bene che un inciso, un ritornello, è un pezzo, invece è lo spaccato più importante di un brano, e di solito va a ripetersi, e anche più volte. Non è il caso di questa canzone, quindi diciamo, io lo chiamerei special. E comunque sia, il brano ha una intro molto breve su tre accordi, dicevo la tonalità è quella di Sol maggiore, e l'introduzione viaggia sul primo, il quarto e il quinto grado della scala di Sol, quindi andremo a suonare un Sol maggiore, un Do maggiore, un Re maggiore, così. Questo Re possiamo anche farlo anticipare dalla quarta. Giù di sul Sol entra il cantato di Charles Aznavour. Rifaccio la intro e poi l'Ermina ci canta la frase. Soit ton décrit ton nom, tu es un ange ou les démons. Quand pour moi tout part tour à tour, tous les visages de l'amour. Fermiamoci qua, anche perché la strofa adesso si ripete più o meno uguale alla precedente. Quindi, primo accordo, dicevamo, dal nostro Re quarta sospesa della intro, ci appoggiamo su un Sol per iniziare la frase. Il secondo accordo è un accordo diminuito, con basso di Si bemolle, e lo andiamo a chiamare proprio Si bemolle diminuito. Quindi andiamo su un Do maggiore, triade, quindi un Sol. Questo Mi, che precederà un La minore, quindi dominante di La minore, lo prendiamo settima con la quarta sospesa, quindi Si, Re, La, che diventerà Si, Re, Sol diesis. È un passaggio molto breve, è molto veloce. Dai, andiamo sul La minore. Quindi questo è un accordo di Do minore sesta che prendiamo con la sua terza al basso, quindi suoneremo Mi bemolle nella sinistra, La, Do, Mi, Sol, che poi in questi casi qua, questo qua è un La semi diminuito. Invece no, lo consideriamo come un Do minore sesta con il basso appunto di Mi bemolle con la sua terza al basso. Il basso scende ancora per andare a suonare un Re. Nella realtà è un accordo di Sol con la quinta al basso. Un Do. Re, quindi, e torniamo in Sol. Per ritornare sulla frase facciamo questo movimento: Sol, Do, Re con la quarta sospesa, chiusura sul Fa diesis. Ecco la seconda strofa. Prima di andare in quello che abbiamo chiamato, deciso, almeno l'ho deciso io di chiamare special, rivediamo questa seconda strofa anche alla luce magari di qualche nota di passaggio che possiamo andare a mettere nel nostro suonato. Allora, dicevamo, ripetiamo in pratica l'armonia, Sol, ecco, come nota di passaggio per arrivare relativamente al basso di Si bemolle con la sinistra, possiamo dal Sol passare attraverso un La. Il nostro Si bemolle diminuito possiamo per esempio
implementarlo con il La. Ci sta molto bene, però poi andiamo a chiudere sul Sol. E anche sul Do possiamo mettere una nota aggiuntiva, un abbellimento, in questo caso una nona, diventerà un Do con la nona aggiunta che poi chiuderemo, quindi il Re che chiudiamo sul Do. E avrete visto fare questo passaggio. Io sono sul Mi settima, parto dal Sol diesis e faccio una cosa pa, pa, pam, pa, molto semplice, Sol, La, Si, Do, dove il Sol è diesis. Vai in La minore, vai da, 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 ancora il nostro Do minore sesta con la terza al basso, vai pa, 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 il Sol con la quinta al basso. Questa è l'unica variante che c'è nella seconda strofa rispetto alla prima. Non andremo più in Do, ma su un La con la terza al basso. Do diesis, La, Mi, La. Ba, 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 e, ba, 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 ba. E quindi, attraverso un Re con la quarta sospesa che andiamo a chiudere, atterriamo sul Do. Ci stiamo una misura, 1, 2, 3, 4. E adesso, appunto, magari questo Sol, possiamo, come dire, variarlo, perché ci sta, ci stiamo una misura intera su questo Sol, andiamo ad aggiungergli la sua quarta, il Do. E per andare sul Mi bemolle, dove va ad iniziare appunto lo special, perché no, passiamo attraverso un Fa, una nota di passaggio della sinistra. Ora, fatto questo, poi l'Erminia ci canta, l'Erminia Aznavour ci canta, l'abbiamo chiamato special. Faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer. Je pourrais dompter la terre et la mer et réinventer la jeunesse. Toi, viens faire de moi ce que tu veux. Un homme heureux ou malheureux. Et en de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Sois mon dessin, je suis plus de mes lendemains. Montre à mon âme sans secure le visage de l'amour. Siamo andati avanti, in pratica viene ripetuta la strofa dopo lo special con un finale che andiamo a vedere. Quindi, special, Mi bemolle, bye ba 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 bye, bye, bye. Si bemolle, ba da da da. Un La bemolle che possiamo prendere per esempio con la nona aggiunta, è sempre a chiudere il Si bemolle sul La bemolle. Un Sol lo possiamo prendere settima, perché l'accordo a seguire sarà un Do minore. Sol è dominante di Do. Dai, lo prendiamo già settima. Così gli creiamo un piccolo movimento, perché poi a seguire ci sarà un Fa settima. Quindi Sol minore settima, Sol Si bemolle, Mi bemolle, basso di Do. Per suonare il Fa settima può essere anche sufficiente suonare solamente terza e settima, la quinta magari la suoniamo con la sinistra, oppure se volete, eccolo qua, un Fa settima si può suonare anche così. Accordo seguente è un Si bemolle settima maggiore, La, Re, Fa, Si bemolle al basso, un Sol, non lo facciamo settima, questo perché dopo il Sol non ci sarà un Do. Molto spesso gli accordi dominante vedono la risoluzione sul quarto grado della scala. Possiamo metterlo questo Fa, non muore nessuno, ma dopo il Sol non ci sarà una risoluzione in Do, ma ci sarà ancora un La7.
vai, ba, 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 ba. Ancora, è la prima volta che lo incontriamo, ma è un La 7. Infatti La 7 questa volta ci porta a risolvere proprio sul quarto grado della sua scala un re che prendiamo undicesima. Direi che ci sta bene l'undicesima in luogo della quarta sospesa, perché lasciamo ancora, ancora più sospesa questa risoluzione. Quindi re undicesima, triade di do, io lo prendo con quattro note al solito, sol, do, mi, sol, basso di re, e poi un re settima. Viene ripetuta la strofa, do. E ancora, questa volta la suoniamo un La con la terza al basso come nella seconda strofa. Non chiudiamo questo re dominante, anche qui disattendiamo la regola, ma andiamo in do per una misura. Quindi il sol con il si al basso per un'altra misura, su una la minore settima, questa volta mezza misura, la dividiamo tra il la minore settima, un re settima, che possiamo anche prendere così come settima non a bemolle. Quindi potremmo, volendo, suonare un altro accordo diminuito, che non è più quello di prima, Prima suonavamo un si bemolle diminuito che rivoltato lo suoniamo. Questo è un altro accordo diminuito, è un fa diesis diminuito. Infatti sol sarà proprio la chiusura. Rivediamo questo finale. Sì, l'age dell'amore. Abbiamo detto un do, toi, sol basso di si. La minore, tu, re, re settima, e chiudiamo magari con un bel arpeggio di sol maggiore. I BPM, li ho detti, sono 70, ballad classica, quindi il modo di accompagnarla pianisticamente è sempre quello, accordi armonici, accordi melodici. Basta, direi che, amici carissimi, il tutorial del venerdì termina qua. Ecco che l'Erminia si avvicina, io mi avvicino a lei per salutarvi, per darvi l'appuntamento senz'altro venerdì prossimo. Che cosa ci inventeremo, Erminia? Non si sa, un cantante italiano, un cantante straniero, un cantante napoletano, non lo so, francese magari. Volevamo cimentarci col russo, o col tedesco. Ecco, ma sono musiche che francamente... almeno io conosco poco, però ci penseremo. Bene, grazie amici carissimi di essere stati con noi e alla prossima col Tino Carugati.